Vedo intorno a me, nell'immediato, ma anche attraverso le televisioni, il cinema, le comunicazioni di massa, internet, Facebook, siti, eccetera, vedo intorno a me, in questo mondo, due modi prevalenti di entrare in rapporto con l'altro, che sono la compiacenza e l'opposizione. Ci sono quelli che compiacciono. Facebook cliccano mi piace, nella vita assentono, acconsentono e compiacciono l'altro secondo un progetto, e cioè quello di essere a loro volta compiaciuti. Tu mi piaci, quindi io ti piacerò. Vogliono catturare la benevolenza dell'altro. Al centro di questo modo, di entrare in relazione con l'altro c'è l'idea che ciascuno è così e non cambierà. Deve solo confermarsi. Deve essere confermato compiacentemente dagli altri. L'altra forma dominante del rapporto è l'opposizione. No, prima che tu abbia finito di parlare, prima che Tizio abbia finito di leggere il libro, di vedere il film, di ascoltare la musica, prima ancora sul suo volto si stampa il sorrisetto del no, no. Ci sono appunto molti oggi che indulgono in questo atteggiamento oppositorio. Quindi sono contro i compiacenti e contro gli oppositori per partito preso. Anche gli oppositori per partito preso hanno quest'idea che loro sono così, non cambieranno, anzi devono proteggersi e in maniera preventiva dicono no. Qual è l'atteggiamento giusto nei confronti dell'altro? Ma io non credo che esista un atteggiamento giusto. Io posso rivelare il mio atteggiamento, che metto in opera da mezzo secolo, da quando avevo 15-16 anni, e che ho appreso leggendo i libri di Bertrand Russell, filosofo, matematico, storico della cultura. Bertrand Russell mi ha insegnato, quando ero adolescente, che l'atteggiamento più sano è quello iniziale di essere aperti, di avere un atteggiamento di simpatia. Sentiamo un po' questo cosa ha da raccontare, questo libro, quest'uomo, questo film, questa esperienza, questo altro. Quindi in un primo momento essere aperti e assorbire, farsi trasformare da queste novità positive, cercare il meglio che l'altro ci sta offrendo. Poi, di seguito, esercitare una critica, avendo accolto tutto ciò che c'è di positivo ed essendoci trasformati attraverso questo accoglimento, ci si distingue se si intravedono dei limiti in ciò che l'altro è, che dice, che mostra, e si esercita un giudizio, si commenta, si argomenta. Questo atteggiamento, prima dell'essere aperto e poi dell'essere critico, ha come prospettiva la trasformazione nostra e di chi ci ascolta. Partiamo insieme da quello che siamo, non ci compiacciamo, non ci opponiamo, ci ascoltiamo, ci trasformiamo e così, partendo da ciò che eravamo, arriveremo a ciò che saremo diventati, entrambi creativi, autonomi e solidali.